Siamo ancora ospiti qui delle suore sacramentine di Bergamo che sono state fondate dalla madre Gertrude Comensoli, che oggi è Santa Gertrude, una religiosa che ha messo al centro della vita, della spiritualità di questo istituto delle suore sacramentine di Bergamo, l'adorazione, l'amore a Gesù e Eucaristia. E in più ha affiancato, raccomandato un'altra via per arrivare a Gesù, per entrare nel mistero dell'Eucaristia, o meglio, per lasciarsi catturare dal mistero dell'Eucaristia, dall'amore che Gesù dona ad ogni uomo dal tabernacolo, e cioè la devozione, l'amore alla mamma di Gesù, la devozione alla Madonna. La Madonna è stata il primo tabernacolo perché ha portato nel suo grembo il Verbo di Dio, così come hanno sottolineato i padri della Chiesa, ma anche tanti santi di questo nostro tempo. Vi è una meditazione stupenda, per esempio, di Don Tonino Bello, il venerabile servo di Dio Don Tonino Bello, su Maria che porta nel grembo Gesù. Questa amore alla Madonna ha accomunato tanti santi, come ha caratterizzato tutta la vita, tutta la missione, tutta la vocazione di Padre Pio da Pietrelcina. Abbiamo visto la sua devozione, il suo attaccamento alla Madonna della Libera, la patrona di Pietrelcina. Abbiamo visto la sua tenerezza verso la Madonna di Fatima quando nel 1959 andò in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e in quell'occasione Padre Pio, per intercessione della Madonna, ha ricevuto il miracolo di essere guarito da un tumore che aveva e che lo stava veramente facendo soffrire tanto in quel tempo. Ma Padre Pio aveva anche un'altra devozione, come d'altronde possiamo dire un po' tutti i campani, gli abitanti della Campania hanno la devozione verso la Madonna di Pompei. Questa devozione è diffusa in tutto il mondo. Pensate che Padre Pio, quando doveva indicare ai suoi figli spirituali come fare per poter ottenere una grazia, diceva: fate la novena alla Madonna di Pompei. Pensate che Padre Pio ha raccomandato ad alcune sue figlie spirituali di pregare, di fare una novena alla Madonna di Pompei perché la Madonna lo liberasse dall'esilio terreno. Padre Pio voleva morire per andare, non solo perché aveva paura di peccare, ma per andare a godere la visione di Dio. E questa intensa devozione di Padre Pio, alla Madonna di Pompei ha oggi anche un segno. Si racconta che Padre Pio, era il 19 settembre del 1968, quindi qualche giorno prima della sua morte, che poi è avvenuta il 23 settembre, sempre del 68, Padre Pio quel giorno, il 19 settembre, compiva 50 anni dalla impressione delle stimete nel suo corpo. Per quella occasione alcuni suoi figli spirituali gli affidarono un mazzo di rose. Padre Pio che cosa fece? Padre Pio prese una rosa e gliela diede a un suo devoto. Questo devoto doveva recarsi a Napoli e gli disse di portare questa rosa davanti all'immagine della Madonna del Rosario di Pompei. Un gesto bello. Questa rosa ancora oggi è conservata in maniera direi misteriosa a Pompei. Un gesto d'amore. Ma così Padre Pio voleva ringraziare evidentemente la Madonna per quella grazia che lui dà sempre le chiese, cioè aiutarlo ad uscire dall'esilio terreno. Infatti, l'episodio è avvenuto, come ho detto, il 19 settembre del 1968. Dopo 4 giorni, Padre Pio
morì e pensò bene di mandare come segno del suo amore, del suo ringraziamento, questa rosa alla Madonna di Pompei del Rosario, alla Madonna del Rosario di Pompei, questo è il titolo esatto. E anche noi oggi vogliamo invocare la Madonna con questo titolo, Madonna del Rosario di Pompei. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.